Sarà un giorno importante per il futuro di Teramo. In quel giorno si capirà se il sindaco Brucchi può contare ancora su una maggioranza stabile per andare avanti o se invece salterà il banco e tutti a casa. La fatidica data è quella di giovedì 20 aprile per un consiglio comunale che di fatto non ha più i numeri dopo l'abbandono di 3 consiglieri di centrodestra in aperto dissenso per l'allargamento della giunta a 9 assessori. I 3-3, come si sono definiti fuoriusciti, Falasca, Sbraccia e Caccioni, dopo aver contestato duramente le decisioni sul nuovo esecutivo voluto dal sindaco e dai leader dei gruppi consigliari, Gatti, Tancredi e Di Sabatino, avrebbero però assicurato la loro presenza e il loro voto nel prossimo consiglio a favore del progetto della Casa dello Studente e poi sarebbero usciti dall'aula. In attesa di assistere a questa performance politica dei 3-3, chi sembra particolarmente sfibrato è Maurizio Brucchi. In questi mesi il sindaco avrebbe cercato di mediare per ritrovare un equilibrio in consiglio che gli consentisse di continuare ad amministrare il capoluogo, procedendo anche all'aumento degli assessori, nonostante fosse un provvedimento inviso dall'intera cittadinanza. Il primo cittadino ora avverte tutti, alleati e minoranza. Se ci sono le condizioni si prosegue, altrimenti si torna a casa ed ognuno si assumerà le proprie responsabilità. Cosa sarà del comune di Teramo lo si saprà solo nei prossimi giorni. Certo è che le elezioni politiche si avvicinano e Brucchi già si vede candidato e parlamentare di Forza Italia.